Ok, quindi ci siamo. 6 chilometri per questi atleti, 4 giri da 1 chilometro e 500 metri. E siamo al via! Allora un applauso al primo passaggio. Vediamo Lachi, Turacchi, Graziano Poli che subito cerca di studiare un po' la gara. Il vertice dopo la mancata convocazione in azzurro per i mondiali master a Nairobi. Il gesto di Chelo ancora palco al trapuale al quarto posto e al quinto. Dai diversi, dai, dai, dai! Lachi, un gruppo sottile di Belle. Quindi gara molto veloce. Per la mano sinistra, Fabio! Categoria dove Sessino è M50. Vai Emo! Emo dai, dai Emo, dai, dai! Vai Ricca! Vai Massimo! Dai Leo! Sei più giovane che è! Ma hai abbandonato Leo! Allora! Vabbè, sì. Andiamo avanti. Pezzettino.
abbiamo anche Francesco Frediani, domenica scorsa a tifare e oggi qui a faticare. E eccoli, il passaggio ancora, Simo Riccardo, Sarti Luca, Diversi Luca, Claudio Carlotti. È l'ultimo giro questo. Questi arrivano e l'arrivo di Sarti Luca, Orecchiella Garfagnana, seguito da Cardosi, Toracchi Alessio, Simi Riccardo, poi ancora Diversi Luca e poi Tommaselli Giuseppe, oggi anche la sua festa San Giuseppe. E questo invece è il passaggio per l'ultimo giro di Salvioni Enzo. E poi ancora arriva Claudio Carlotti. Orsi Roberto.
E ancora l'arrivo di Lucky Alessio, Orsi Roberto, la Galla Pontedera Atletica, e poi ancora Lucky Alessio, Gregge Ribelle, grandissimo Alessio. E poi ancora l'arrivo di Marcello Bernardini e Fran Mediani, targati Parco Alpi Alpuane. E ancora gli arrivi proprio all'ultimo, ecco, fra Cambi Fabio e Lunardini Massimiliano, e l'arrivo di Poli Graziano, e poi ancora Volpi Stefano all'arrivo, Pieroni Maurizio, e il passaggio di Pieretti Stefano che deve fare ancora un giro. Stazione microfonica, il nostro Graziano Poli, all'arrivo Meucci Luca, forza! Bianchi Sergio, ancora l'arrivo Dazzi Nicola. E allora abbiamo visto questo arrivo, ma intanto i Robi, hai qualche cosa da dire verso lo staff tecnico della nazionale? Ti sei ripiegato in una gara, quindi mentalmente ti abbiamo visto scarico in questa prestazione, grazie. No, e prima faccio il serio, poi rispondo alla tua battuta. Niente, io sono contentissimo perché correndo sentivo il tifo del cross assoluti, così animata e così partecipata. Per i mondiali master, niente, ho sbagliato un paio di gare in selezione e... Ovviamente scherziamo perché su suggerimento tuo, eh? No, specifichiamolo. Poi magari qualcuno ci crede come crede quando c'è un elicottero che ci sono le riprese della RAI. Niente, ho sbagliato, ti dico, due gare in selezione, dottor Resani ha preso il mio, dire che la sua è molto migliore della mia. Sto scherzando naturalmente perché sta sentendo, perché a volte non vanno a dire anche in nazionale addirittura. Grazie a tutti di essere oggi a Firenze. Grazie a te, ovviamente abbiamo scherzato un po' con Graziano, ma grazie sempre al Parco Alpi Apuane, grazie all'organizzazione, anche al contributo che ha dato anche il GS Lamari, quindi grande M35, M40 e M45 al maschile, quindi siamo ancora pronti per l'ultima partenza, l'ultimo spettacolo di questa giornata del cross qui a Filecchio, campionati toscani master, si assegna le maglie di campione toscano, quindi maglie prestigiose per questa stagione di cross, in questa giornata ormai con tante gare in concomitanza, ricordiamo la mezza maratona di Pistoia, di Tavarnelle, la mezza maratona del Casentino, quindi maratona città di Ferrara e tante tante gare avremo a disposizione, anche altre classifiche, ma saremo più precisi. Pisna Alessandra, sesta, Chimenti Elisa, Muresan Giorgetta. Chi volesse fare ricorso c'ha tempo, quanto Lunardini? Mezz'ora. Ecco l'arrivo di Tiziano Pieretti.